Dopo aver soppesato il valore della mia rabbia nei confronti degli uomini, mi sono sentita piuttosto disarmata. Che dovevo fare con tutti quei mediocri individui di sesso maschile che avevo attorno? Buttarli direttamente nel cestino dell'indifferenziata non avrebbe rischiato di aprire un vuoto incolmabile nella mia vita? Non avevo altra soluzione che ritirarmi in una capanna abbandonata nel cuore della foresta? Vi do uno scoop in esclusiva. L'umanità non è composta integralmente da uomini. È difficile da credere, con tutto lo spazio che prendono e per quanto sono riusciti a convincerci di essere assolutamente indispensabili. Ma niente panico. Se rimuoviamo gran parte degli uomini, ci rendiamo conto che intorno a noi esiste una gran quantità di donne fantastiche, a cominciare da noi stesse, tra l'altro. Che l'onnipresenza maschile, così chiassosa e nociva, ci impediva di notare e di valorizzare. È incredibile quante cose si possano dimenticare quando si è quotidianamente schiacciate dal peso dell'importanza maschile. Non avranno tutti cattive intenzioni, ma è difficile combattere l'idea impressa così presto nelle nostre menti che l'opinione degli uomini, a volte persino quella di un semplice passante, sia più importante della nostra. Persino in quei rapporti che consideriamo paritari, siamo in tante a ingentilire il nostro modo di essere e di mostrarci al mondo per piacere di più agli uomini che abbiamo attorno. Compriamo vestiti che ci donano, anche se sono scomodi, per continuare a essere sexy agli occhi del nostro partner. Reprimiamo l'irritazione quando lascia il latte fuori dal frigo, anche se gli abbiamo detto 15 volte di metterlo a posto, perché dopotutto non siamo sua madre e perché brontolare sempre per delle sciocchezze è stancante. Ci tratteniamo dal contraddire un uomo durante una conversazione, per non metterlo in difficoltà o perché non siamo abbastanza sicure della nostra opinione. Accettiamo controvoglia pratiche sessuali che ci fanno sentire a disagio, perché bisogna mettere un po' di pepe nella relazione, o, al contrario, tacciamo i nostri desideri e nascondiamo le nostre fantasie per non inficiare l'immagine rispettabile che le donne devono trasmettere. Non possiamo essere del tutto noi stesse quando il nostro cursore interno non è regolato su ciò che ci suggeriscono il cuore o la testa, ma sull'opinione arbitraria non solo di un uomo, ma dell'intera folla di uomini che attraversano le nostre vite. Da qualche tempo lascio che a guidare la mia vita sia un adagio colmo di saggezza. Abbi la sicurezza di un uomo mediocre. Quando ho dei dubbi, ripenso a tutti quegli uomini mediocri che sono riusciti a far passare la loro mediocrità per competenza, grazie a un magico gioco di prestigio che prende il nome di arroganza. Questa faccia tosta dell'imbroglione, antitesi della nostra sindrome dell'impostore, è appannaggio degli uomini. È particolarmente esasperante quando noi, dall'altra parte, siamo costantemente terrorizzate all'idea di sbagliarci sui dati quando avanziamo delle argomentazioni, di non avere letto abbastanza su un dato tema per essere legittimate a parlarne, di non avere formazione o esperienza sufficienti per poter ricoprire una certa posizione. Fa saltare i nervi, perché questi uomini mediocri, con le loro bullshit e il loro ego smisurato, prendono il posto di persone più dotate di loro. Se da un lato noi siamo state educate a dubitare costantemente di noi stesse, dall'altro lato, gli uomini sono cresciuti con la rassicurazione che spesso sarebbero riusciti a mostrare la luna nel pozzo, o almeno a camuffare le loro lacune. Un esempio è uno studio realizzato da LinkedIn, dal quale risulta che di fronte a un'offerta di lavoro, gli uomini saranno più propensi a tentare la sorte, e poi si vedrà. Mentre le donne si presentano solo se sono sicure di essere tagliate per il posto. Questa storia ha una morale, un ideale che tutte possiamo perseguire. Smettere di svalorizzarci, osare più spesso e quando siamo sommerse dai dubbi, chiederci sempre, sempre, che cosa farebbe un uomo mediocre? A dirla tutta, avere la stessa sicurezza che ha un uomo mediocre vuol dire anche essere più gentili con noi stesse. Se così tanti uomini riescono a farsi strada nel mondo senza avvicinarsi minimamente alla perfezione in nessun ambito, forse è ora che anche noi ci permettiamo di scaricare un po' di peso.
Dove sono gli uomini che non riescono a dormire per il senso di colpa quando lasciano i figli con la propria compagna per una trasferta di lavoro? Dove sono gli uomini che rimuginano per 2 settimane su un confronto avuto con qualche collega per paura di essere stati troppo bruschi? Non dico che dobbiamo abbassarci al misero livello relazionale della maggior parte degli uomini. Dico soltanto che è giunto il momento di non sentirci più in colpa perché non riusciamo a essere delle Wonder Woman, oltre che delle sante. Che è giunto il momento di concedere a noi stesse di essere umane e di avere qualche difetto. Se gli standard sono molto bassi per gli uomini, per le donne sono davvero troppo alti. Riserviamoci il diritto di essere brutte, malvestite, volgari, cattive, irrascibili, casiniste, stanche, egoiste, carenti. Non dare importanza agli uomini ci permette di abbracciare con lo sguardo la loro profonda incompetenza e di azzardarci a sorpassarli. Insensibili ai loro artifici, potremo finalmente prendere il posto che ci spetta.